buonasera a tutti. Innanzitutto mi unisco alle parole di Fiorinda, di gioia per l'inizio di questo nuovo ciclo di seminari e ai ringraziamenti, quindi non sarò a ripetere tutti. Mi limiterò solo a farne uno, ma in forma di viva l'avvocato Marotta! Per il resto valgono tutti gli altri ringraziamenti. Il ringraziamento più grande però è a Stefano Rodotà, che ci ha fatto l'onore di accettare di aprire questo seminario. No, poi ora dico subito cose più... No, per me è molto difficile, perché sintetizzare, presentare Stefano sintetizzando quello che ha fatto nella vita è impensabile. Peraltro non ce n'è bisogno, perché tanto già lo sapete. Quindi mi limiterò a dire alcune cose. C'è anche una novità. Non lo ferma, è accaduto, non lo ferma niente, per cui e noi su questo confidavamo. Il diritto di avere diritti probabilmente è soprattutto questo, una sorta di energia che si sprigiona, è irriducibile. Questo è come l'ho letto io. Va bene, mi limiterò a dire alcune cose. La prima è questa, e cioè che Stefano Rodotà è una figura rara di studioso che impegnato civilmente. Da un lato rigore metodologico, curiosità, capacità di innovare, creatività intellettuale, e dall'altro una grande, grande generosità. Posso testimoniare tanti, lo testimonio io per primo, l'ho visto all'opera tante volte, e tra l'altro anche con me, devo dire. C'è una grande... e anti-accademismo. Ecco, le due cose insieme, rigore e anti-accademismo, raramente stanno, convivono. Forse l'esperienza anche politica, istituzionale, vissuta nel senso forte della politica, e anche nell'unico senso in cui un intellettuale può fare politica, cioè portare il proprio contributo autonomo di pensiero critico dentro le istituzioni, sapendo stare nelle istituzioni, ma anche marcando la propria specificità, diciamo così, no? Cioè non stando lì a secondare le derive o i processi così puramente spontanei, ma cercando di porre questioni non ovvie, di andare contro il senso comune. Infatti molte delle battaglie fatte da Stefano Rodotà, sia nell'ambito istituzionale che anche, ma sempre sulla scia di, diciamo, di una riflessione culturale, hanno imposto temi. Parto dalla questione della proprietà, lui ha cominciato più o meno su questo. Insomma, le sue ricerche sulla proprietà sono state in qualche modo rivoluzionarie, cioè hanno cambiato il modo di approcciare nell'ambito della scienza del diritto, nell'ambito del diritto privato, del diritto civile, quel concetto, il terribile diritto. Cioè, mettendo in discussione quello che era una sorta di divinità del privatista. E poi, portando in Italia temi che non erano della nostra tradizione, quello della privacy, garante, come un po' il padre di questa la metto ancora più vicino, di questa tematica, che poi ha trovato una regolazione normativa e una configurazione istituzionale a garanzia. E poi c'era il grande tema di diritto, in cui è stato impegnato direttamente, in prima persona, nell'elaborazione, il contributo all'elaborazione della Carta dei diritti dell'Unione Europea, che è comunque un passaggio fondamentale, oggi anche in questione, diciamo così, da varie parti, innanzitutto dall'Europa, dall'eurocrazia stessa, diciamo che in questo modo va, secondo me, e su questo insomma da molto, non so, che condividere, anche scritto contro se stessa in qualche modo, e poi attraverso una riflessione, adesso solo così si può riformare le istituzioni, addirittura la Costituzione, o comunque produrre norme sensate solo sulla base di un lavoro culturale di fondo. Quindi tutti i tentativi di aggiustamento, manomissione, infiocchettamento o deturpamento costituzionale e normativo all'impronta, cioè fatto in base a delle contingenze, alle necessità immediate di una piccola, bassa lotta di potere, non hanno senso. Dietro ogni cambiamento istituzionale, normativo, c'è una visione, deve esserci,
altrimenti ci si insegue la contingenza e fondamentalmente si viene travolti. Ecco, questo l'ultima fatica che stiamo parlando, il diritto di avere i diritti, questo libro è pubblicato per la terza, è ampio, importante, impegnativo, è proprio un simbolo di questo modo di lavorare, cioè un lavoro di lunga lena sulla questione dei diritti, della titolarità dei diritti, di chi è il soggetto nuovo, incarnato, nuovo nel senso diverso da quello della tradizione giuridica, dei diritti e tutto quello che in prospettiva, con curiosità, può, le strade che può aprire, tutto quello che può aprire, cosa può portare, ma senza, come dire, non vedere le aporie e le contraddizioni. In questo senso, insomma, Stefano è una figura, come dire, tra regole e passioni, tra istituzione e cultura. Speriamo non l'ultima, ma insomma, sicuramente, diciamo così, è una speranza. E siccome penso di aver parlato già troppo, che la cosa più interessante sia sentire lui, dicendo la parola, lui ci parlerà proprio dei diritti, dell'orizzonte dei diritti, perché la cosa più interessante è ascoltare quello che ha da dirci, e lo ringrazio ancora di averci fatto questo regalo. Io ringrazio molto quelli che hanno reso possibile la mia presenza stasera, sono le persone che scoccio, avete sentito. Ringrazio molto Gerardo Marotta, che mi accompagna nel lavoro da molti anni e veramente mi dà una mano, perché sentirsi sostenuto dalla sua persona e dal suo lavoro degli anni passati per una persona come me è un fatto enormemente importante. Nello Prete Rossi è sempre molto generoso e lo ringrazio, non aggiungo altre parole. Mi ha assegnato un tema difficile, mi nasconderò dietro gli incidenti fisici di oggi, stamattina ero completamente affono, poi sono uscito di casa di corsa per comprare la carta e la stampante, le tante buche che costellano Roma, ho fatto un volo e mi è andata anche molto bene, devo dire, perché sono semplicemente dei grafi, quindi l'estetica è stata danneggiata, ma non intendo, come dire, nascondermi dietro questi fatti per dire poi beh, se qualcosa non va male era perché la giornata non era delle migliori, no, perché il tema è difficile, semplicemente questo. E ovviamente la scelta che ho fatto di insistere su alcune questioni piuttosto che altre era ovvia, perché altrimenti si parlava chissà quanto tempo, ed è una scelta che può essere discussa, e come tutte le scelte naturalmente ho cercato più di individuare una serie di problemi che rischiano di rimanere non sullo sfondo, ma qualche volta elusi. Io comincio da una domanda, che è questa: dobbiamo distogliere lo sguardo dall'orizzonte dei diritti? Oggi questa è una domanda, ed è una domanda che più di uno formula in modo perentorio, dicendo che l'attenzione, faccio quasi una sintesi da titoli di libri a formulazioni che sono in circolazione in questo momento in Italia. L'attenzione intensa sui diritti può essere una utopia letale, addirittura una delle cause del dissesto italiano. Qualcuno denuncia l'insistenza sui diritti come un modo per legittimare l'annichilimento del consumo e dunque il nesso inestricabile mercato diritti, aprendo una via che addirittura può portare alla barbarie. Questi sono discorsi che sono in circolazione, sui quali io però non mi fermerò, non perché per una sorta di disprezzo, ma perché la mia impressione o la mia convinzione è che questo tipo di analisi, che pure vorrebbe avere la finalità di richiamare più intensamente l'attenzione sulla realtà, in realtà, in verità poi la realtà non le sa per niente, o si inventano una realtà che non corrisponde a quella che ci circonda. Quindi vorrei dire qua, non perdiamo tempo,
E la critica che viene tante volte fatta dicendo chi si occupa di diritti finisce con l'essere prigioniero della ragione occidentale, alla fine chi c'è più dentro prigioniero di quello schema è proprio chi fa questo tipo di discorso, che non si rende conto che ormai i diritti per la loro propria forza nel mondo globale si sono sottratti alla ragione occidentale. Questo è un punto di partenza, però poi ci sono altri che in modo molto meno aggressivo e senza il tono perentorio distogli lo sguardo dall'orizzonte dei diritti, sottolinea un problema di rischio. Questo è un modo serio di affrontare le questioni, perché passare dalla ripulsa al caveat, dallo sguardo che finge di esaminare la realtà a un occhio più profondo sulla realtà, beh, questo è un cambiamento fondamentale, e quindi qui bisogna prenderne atto. E io riassumo rapidamente quelli che sono una serie di argomenti ai quali non risponderò punto per punto, ma cercando poi di dare nell'argomentazione, nei tentativi di analisi successiva, elementi per una loro valutazione. Inflazione e svalutazione dei diritti, questo è uno dei discorsi che ha una sua sostanziale fondatezza, e però spesso andando in una direzione che non mi convince, dicendo ormai siamo in una situazione nella quale in realtà si guarda ai desideri piuttosto che ai bisogni reali, con una centralità del godimento intellettuale che dovrebbe essere esaminato persino in chiave psicanalitica per comprendere effettivamente questa pulsione verso una crescita dei cataloghi dei diritti che ne provoca inflazione e quindi svalutazione. Secondo punto, sottolineatura dell'asimmetria tra diritti e doveri e insistenza sul costo dei diritti. Terzo, proprio passando attraverso la questione del costo dei diritti, emerge il tema dei diritti sociali, o come si dice adesso, cercando anche con una sorta di slittamento semantico di togliere l'attenzione dal cuore del problema, diritti a prestazione. Io preferisco usare la vecchia terminologia diritti sociali per le ragioni che vedrete subito. E naturalmente questo porta al discorso sulla ineffettività dei diritti in tempi di crisi, perché si dice che i diritti sociali hanno bisogno di risorse. Nei momenti di crisi le risorse diminuiscono. La domanda è: ma sono i diritti sociali quelli che debbono essere presi in considerazione per primi quando ci sono delle risorse scarse? Domanda alla quale io cercherò non di dare una risposta, ma di prendere in considerazione per la parte finale. E naturalmente il problema, i diritti di carta, la retorica dei diritti o l'inaccettabilità della dimensione dei diritti come un lascito che nel mondo globale non sarebbe più accettabile. E questo è un discorso che è stato fatto con molta rozzezza da un soggetto non molto legittimato, come sapete la banca JP Morgan, che dopo aver parlato in modo aggressivo delle costituzioni del sud dell'Europa ha dovuto pagare una multa per violazione di regole fondamentali negli Stati Uniti, che non legittimano proprio questo soggetto a entrare sul terreno dei diritti. Ma questo è poco più che una battuta. Altro e ultimo argomento, il rischio dello scambio tra diritti civili e diritti sociali. In tempi di crisi io non vi posso garantire i diritti sociali, però vi accontento, parola che è stata varie volte adoperata, con qualche diritto civile in più, le unioni civili, lo ius soli e via dicendo, proponendo una gerarchia che non è accettabile, dicendo: ah, ma oggi ci sono altri problemi, non possiamo occuparci delle unioni civili. Ho sintetizzato questa serie di argomenti che
è molto complessa ed è un'area che poi naturalmente non deve far ignorare che invece una salda attenzione per il tema dei diritti rimane, e io mi limito qui a ricordare il titolo dell'ultimo libro di Luigi Ferraioli, La democrazia attraverso i diritti. Quindi riproposto il tema nella maniera più intensa e radicata. Allora, io l'analisi che ho appena cominciato ad accennare vorrei centrare intorno a tre questioni. Primo, quali sono o qual è il soggetto storico di riferimento, perché la storia dei diritti non può essere separata dalle condizioni storiche e dagli attori che hanno caratterizzato le varie fasi di questa storia, dell'età dei diritti o forse delle età dei diritti, perché noi siamo un po' giustamente colpiti dal titolo di un libro di Norberto Bobbio, ma l'età dei diritti non è soltanto quella temporalmente che lui individua in quella linea. Comunque, questo è un primo tema. Secondo, la politica espropriata dal diritto, la sua giuridicizzazione, questo è un tema a cui è stata dedicata un'attenzione particolare, soprattutto da una serie di studiosi francesi. Io ho citato titoli di due libri, uno di un giurista, un costituzionalista francese che si chiama Louis Balure, che è appunto La politique saisie par le droit, la politica espropriata dal diritto, un altro titolo, la giuridicizzazione della politica. Secondo me questo è un tema vero, ma è un tema in qualche modo nell'ultima fase riproposto in maniera impropria, perché la vera espropriazione non viene in questa fase dal diritto, ma come sapete viene dall'economia. Qualcuno ha scritto negli ultimi tempi, accanto alla teologia politica e sovrastandola, ormai c'è la teologia economica. Quindi questo secondo punto io lo considererò partendo da questa premessa. Terzo, i diritti in tempi di crisi. Questo è un tema che non può essere eluso, ma non come stanno facendo molti giuristi anche in Italia, e devo dire con qualche imbarazzo mio leggendo alcuni scritti, cercando di razionalizzare, dicendo non si può fare diversamente, vediamo se c'è un salvabile da salvare. Partendo da questa premessa, io credo che l'aspetto utopico, propulsivo, programmatico, che è sempre stato proprio dei diritti, si perde in partenza e la partita è in qualche modo perduta. E allora la questione dei diritti in tempi di crisi ci porta non al generale tema diritto politico, che è un tema ineludibile, ma più specificamente, e questo sarà il punto finale in cui farò una forzatura dicendo che l'orizzonte dei diritti non solo non si deve restringere ma deve essere ulteriormente allargato, qual è il rapporto tra principi e diritti da una parte e limiti alla discrezionalità politica dall'altra. Questo mi sembra un tema ineludibile, peraltro rilanciato in Italia dalla sentenza della Corte Costituzionale proprio sulla legge elettorale, che secondo la legge è sempre. Il problema è qual è il rapporto tra principi e discrezionalità del legislatore, se ci sono aree libere, zone franche dal rapporto con i principi e i diritti fondamentali. Allora, il punto d'avvio realistico di questa analisi ci mette di fronte al fatto che mentre da una parte sì, ci sono ripulse radicali o critiche fondate e preoccupanti ha un eccesso di attenzione per i diritti, il mondo è quotidianamente percorso da un continuo conflitto sui diritti. Questo è innegabile. E questo è uno dei connotati della fase politica che stiamo vivendo e che noi dobbiamo proiettare su scala planetaria. Io non credo che sia un'enfasi impropria quella che io sto mettendo in evidenza. Allora, io penso che in questo momento il compito di chi si interroga problematicamente su questo tema non deve uscire da questa logica sì, no, ripulsa, diritti di carta, ineffettività, ma dovrebbe
E questo è, io lo dico sinceramente, quando ho scritto quel libro, sinceramente non c'è tutto questo discorso. E penso che non è un'autocritica, eh. Se uno non smette di pensare, non è che pensa sempre ad avere scritto le pagine definitive. Allora, il problema secondo me adesso è quello di esaminare da vicino quali sono i soggetti reali di questo conflitto, i contesti all'interno dei quali i conflitti si determinano, piuttosto che, lo dirò tra un momento, cominciare a inseguire con un peccato di astrazione veramente, secondo me, che non può essere trascurato, la ricerca di un qualsiasi soggetto storico che dovrebbe poi prendere il posto dei due grandi soggetti storici che stanno dietro l'età dei diritti, la borghesia e la classe operaia. Adesso un giorno scopriamo che il nuovo soggetto storico è la classe acre, un altro giorno scopriamo che è la classe precaria, e via dicendo, con una dipendenza da contesti tutti schiacciati su attualità che non ci aiutano nell'analisi. Allora, chi sono questi soggetti protagonisti? È una prima sommaria elencazione. Quali sono i soggetti di questi conflitti? In primo luogo ci sono gli stati nazionali storici. Gli stati nazionali storici sono in conflitto. Ci sono aree nelle quali il problema del diritto all'acqua, quelle che Vandana Shiva aveva chiamato le guerre dell'acqua, sono conflitti sui diritti. Ma il conflitto tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, poi un resto del mondo che va ridefinito proprio sulla tutela dei dati personali, è un caso clamoroso di conflitto sui diritti. Il primo grande conflitto sui diritti tra Europa e Stati Uniti, poi l'Europa l'ha gestita molto male, ma questo è un altro affare, è proprio intorno alla questione di diritti. Poi, stati e imprese globali. Questo è un altro conflitto. Se noi guardiamo un caso soltanto tra i tanti, la contrapposizione tra stati nazionali, io mi riferisco in particolare per esempio alla decisione della Corte Suprema del Sudafrica e dell'India, contrapposti a quello che si chiama Big Pharma, e cioè il potere delle multinazionali dei farmaci, che si fanno portatrici di un diritto radicato nella tradizione occidentale, il terribile diritto di proprietà, che diventa il diritto di brevetto nel mondo in cui il bene oggetto di proprietà primario non è più la terra, ma è la conoscenza. E lì c'è una contrapposizione forte e radicale che smentisce tra l'altro la tesi secondo la quale i conflitti sui diritti oggi sarebbero nient'altro che conflitti interni alla logica diritti mercato, perché qui c'è la negazione della ragione del mercato. Terzo, la rinascita di soggetti collettivi in paesi che non hanno conosciuto e non conoscono ancora forme di riconoscimento formale dei diritti, meno che mai nella dimensione costituzionale. Le lotte per i diritti del lavoro in Cina, per esempio, o in altri paesi, Bangladesh, Corea del Sud, sono nello stesso tempo il segno di un conflitto sui diritti e della nascita di soggettività collettive che smentiscono la tesi secondo la quale le lotte dei diritti sono destinate inevitabilmente a sfociare in una destrutturazione della società e in una frammentazione dei soggetti. E noi abbiamo il ruolo che giocano le organizzazioni non governative in molte situazioni, grandi, anche se sopravvalutate, forme di organizzazione legate molto alla terra come bene comune, i 200 milioni di contadini che hanno aperto quella che è stata chiamata la via campesina, oppure il modo in cui si comportano gli utenti in rete quando hanno di fronte dei potentati come Facebook o Google. Questo è un altro tipo, sono altri tipi di conflitti. Poi altre situazioni
quelle che riguardano una serie di diritti divenuti fondamentali sulla scena planetaria. Mi riferisco soltanto a quattro casi molto emblematici in questo momento, che sono il cibo, l'acqua, la salute e la conoscenza, che a parte la loro definizione o meno come beni comuni, addirittura come beni pubblici globali, come beni dell'umanità, beni delle generazioni, che hanno come attori anche le generazioni future, che cosa individuano? Individuano una dimensione globale e fanno emergere linee di riflessione e anche linee indicative di regole che poi vengono, quindi si dice, sgocciolano nei sistemi nazionali. E i sistemi nazionali si orientano per la risoluzione di questi conflitti non partendo dall'interno, neppure partendo dalle loro tradizioni costituzionali, ma tenendo conto di questo più largo contesto. Se noi esaminiamo un caso che sarebbe interessante analizzare da vicino, per esempio come il Brasile ha organizzato la sua politica fame zero, ci sono tutta una linea istituzionale di grande interesse, ma la questione del cibo, del diritto al cibo, arriva attraverso un'elaborazione planetaria che è tutta precedente. Allora, ho fatto questi riferimenti perché, semplifico orribilmente, la discussione che noi dobbiamo fare esige che si vada oltre il costituzionalismo occidentale così come l'abbiamo conosciuto, senza perdere, per carità, la radice forte e profonda che questa ci propone, ma tenendo conto che se per certi versi è corretto sostenere che ci sono poi riduzioni individualistiche del discorso dei diritti, ma per esempio se si analizzano le vicende Stati Uniti-Europa continentale, noi vediamo che effettivamente negli Stati Uniti la chiusura intorno a una logica molto individualistica nell'attribuzione dei diritti alle persone, che fa corpo con l'idea proprietaria. Nel momento in cui mi viene attribuito il diritto, io ne sono titolare e lo posso esercitare in maniera assoluta, così come il diritto di proprietà, prendendo poco o nulla in considerazione il dato della solidarietà e il dato del rapporto con i diritti degli altri. Lì c'è molto forte questo discorso, che è stato battuto in breccia, diciamo così, nella modernità dell'Europa continentale fin dalla Costituzione dei Weimar del 1918. Quindi quando si fanno delle analisi bisogna avere la pazienza della distinzione. Le logiche che invece io ho cominciato a individuare sono tutte logiche non individualiste e che collocano i diritti individuali, che sono poi un punto di approdo, in una dimensione nella quale è necessario o l'intervento pubblico o uno, poi si tratta di graduare. Mi sono dimenticato di prendere una straordinaria citazione di Montesquieu. Montesquieu dice a un certo punto, in un capitolo che non a caso è intitolato Sugli ospedali, è un capitolo dello spirito delle leggi, che dice: lo Stato non si può limitare far sì che qualcuno abbia il minimo per il nutrimento, un minimo di vestimento. Sembrano le parole del Vangelo di Matteo, dar da mangiare, vestire gli ignudi, dar da bere agli assetati, dar da mangiare agli affamati, ma deve intervenire direttamente. Non è che voglio forzare e fare di Montesquieu un precursore di Lord Beveridge e dello Stato sociale, ma questo è scritto lì. Ed è scritto perché Montesquieu aveva letto i Cahiers de Doléances e attingeva alla realtà la dimensione non solo dei diritti, ma delle istituzioni che li devono accompagnare. Il capitolo è sugli ospedali, non è un discorso astratto, è un discorso concretissimo.
Allora, se l'orizzonte dei diritti è così complicato, frastagliato, ci sono degli attori poi che si sono venuti in qualche modo stagliando con più nettezza. Proprio l'assenza di una sovranità planetaria ha chiamato in campo i giudici, e i giudici a più vari livelli, da corti internazionali a corti nazionali, che attingono direttamente al discorso che si svolge nel mondo, i parametri di riferimento. Qualcuno ha ironizzato sulla sentenza della Corte Costituzionale dicendo: sono arrivati addirittura a citare sentenze di corti costituzionali straniere. Ma questo è uno straordinario arricchimento culturale ed è un segnale di come si debba lavorare sui diritti e sui principi. Secondo, tutto questo orizzonte ci mostra che ci sono quelli che qualcuno ha chiamato, secondo me correttamente, anche dei processi autocostituenti. Ci sono cioè soggetti che in varia misura tendono a incarnare questa dimensione dei diritti in una fase, qualcuno dice, di democrazia post rappresentativa, altri più semplicisticamente in un momento in cui lo Stato nazionale non è in grado di adempiere, per ragioni che conosciamo tutti, alla storica funzione di essere poi quello che ci dà i giudici a vedere. Terzo, la connessione tra i giudici e questi processi ha una particolare rilevanza. Perché? Perché in un mondo così complesso, e a parte i discorsi sulla prepotenza giudiziaria che in qualche caso potrebbero essere fatti, la via giudiziaria è la prima via di legittimazione o, se volete, di selezione tra gli interessi che si candidano a essere riconosciuti come diritti. Quello è il primo. Tutta una serie di diritti che noi oggi in qualche modo maneggiamo senza particolare fatica, ma da tutto ciò che riguardava la tutela dell'ambiente, tutto ciò che riguardava la tutela della salute, non solo in Italia, guardate, hanno trovato ingresso nel sistema attraverso la via giudiziaria, che quindi è diventato un fattore di legittimazione e di riconoscimento di soggettività, perché una serie di questi diritti sono stati in qualche modo legittimati perché erano dei soggetti collettivi che si proponevano come tutori di questi diritti davanti ai giudici, o che si proponevano davanti ai giudici come portatori non di un interesse individuale ma di un interesse di carattere soggettivo, di carattere generale. C'è un titolo famoso di un saggio americano che diceva: possono gli alberi avere accesso al processo, per dire, ci sono degli interessi che sono così forti all'interno di un'organizzazione sociale che poi una strada la devono trovare. Ovvio che lì c'è il riflesso di una mentalità che giuridicizza molto, nel senso della giurisdizione, la tutela dei diritti, ma il problema era proprio questo: chi all'interno di una collettività che non identifica i diritti degli alberi devono essere abbattuti con un interesse individuale soggettivizzato attraverso la parcellizzazione dell'attribuzione dei diritti. Come si fa a individuare questi soggetti? Questo è il problema che si è aperto. E allora il gioco tra legittimazione, selezione delle domande e rappresentanza. Questo è un problema molto impegnativo, perché è vero che una capacità di rappresentanza è stata trasferita dalle istituzioni rappresentative classiche alle istituzioni giudiziarie, che non dovrebbero avere una funzione di rappresentanza per il modo in cui sono state concepite, per i limiti in cui operano. Allora, perché c'è questa forbice così forte tra dati di realtà che ci dicono: badate, poi analizzatela e declinatela come volete,
questa realtà, ma i conflitti ci sono e sono conflitti sui diritti. Devo dire che aprendo tutti i giorni i giornali, non solo italiani, ma di tutto il mondo, le pagine sono piene di conflitti sui diritti, non c'è dubbio. E il problema è dove li collochiamo, chi li gestisce, chi dà le risposte. Noi sappiamo quali sono alcune delle spiegazioni che non sono infondate, e cioè che l'impossibilità di trattare questi conflitti nella dimensione che abbiamo conosciuto e poi la dimensione dello Stato costituzionale di diritto dei diritti ha le sue ragioni nella globalizzazione, nella finanzializzazione e nella governanza economica. Non c'è dubbio che qui è la radice di molti mutamenti e di molte difficoltà. E allora noi qui abbiamo due forme di decostituzionalizzazione che ci devono fare riflettere. La prima, la globalizzazione come decostituzionalizzazione, non c'è dubbio, perché l'invocazione di un insieme di principi costituzionali, quando si esce fuori dalla loro sede classica dello Stato nazionale, diventa difficile. E allora o noi ci arrendiamo di fronte a questo dato e diciamo ormai il mondo è decostituzionalizzato e quindi dobbiamo seguire altre logiche, oppure noi possiamo seguire una logica, quella della nascita delle costituzioni civili, che è quella seguita da uno studioso che si chiama Winter Thorne, dice in realtà poi la società globale produce pezzi di costituzione e di costituzioni che possono riguardare il mercato, che possono riguardare le logiche sportive, che possono riguardare la conoscenza in rete, e quindi noi avremo un mondo che corrisponde a un'idea di un mondo senza centro, all'interno del quale ci sono una pluralità di centri che producono la loro costituzione. Io trovo che questo è un tema difficile da discutere, è uno dei tanti modi in cui si può semplicemente razionalizzare l'esistente e sottrarsi all'obbligo che io adesso enuncio in modo enfatico. È possibile nel mondo globale un'altra costituzionalizzazione, seconda forma di decostituzionalizzazione è quella legata alla finanzializzazione, alla crisi, perché lì nasce una sorta di obbligo di lettura economicistica delle stesse costituzioni nazionali. La forzatura che in questo momento noi conosciamo in Europa è abbastanza evidente, e per esempio ci tornerò più tra un po', il rapporto tra l'articolo 81 della nostra Costituzione modificata per adeguare i parametri europei sul pareggio di bilancio, fissa dal conto, e principi fondativi, a cominciare da quello dell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E qui si apre una questione, perché qui noi ci troviamo di fronte, e quello che affronterò poi alla fine, a un rapporto tra principi di discrezionalità politica. Allora, di fronte a questo, la domanda però è vera che viene posta, perché viene messa in discussione una premessa, e cioè che al di là delle singole costituzioni nazionali, l'istituzione dei diritti è un connotato essenziale dello Stato costituzionale. Questo il passaggio dallo Stato di diritto, che era in realtà lo Stato che riguardava più il comportamento del pubblico, dei diritti dei cittadini, tranne i diritti politici, che poi erano riconosciuti fino a un certo punto, come voi sapete, è uno Stato invece che ha il suo connotato nei diritti fondamentali. Questo è un passaggio, e nei principi costituzionali come misura della legittimità dell'agire politico, perché questo è il discorso dell'introduzione del controllo di costituzionalità, che non è stato un fatto indolore. Negli anni 30, soprattutto dalla Francia, e si comprende perché, ci fu una radicale ripulsa dell'idea di trapiantare il modello americano di controllo di costituzionalità, dicendo, adesso è inutile ricordare l'argomentazione, no, c'è un titolo famoso di uno studioso francese importante che si chiamava Edouard Lambert, Le gouvernement des juges, il governo dei giudici,
che era in radicale opposizione all'idea di politica che sta a fondamento del costituzionalismo e della politica francese. La Francia è l'ultima poi in Europa che approva un controllo di costituzionalità, ma quando si discute all'Assemblea Costituente, voi conoscete la formula, l'espressione famosa di Togliatti, che dice il controllo di costituzionalità è una bizzarria. Il linguaggio era, per fortuna, era incisivo, ma non era degradato, diamo atto a questi signori. E però c'era che cosa? La politica non può essere soggetta a un controllo estraneo da quello che esprime se stessa, e cioè quella legata alla sovranità popolare. Questo è un passaggio, è cambiato. Oggi il discorso sulla costituzionalità innerva tutta l'Europa continentale. Le grandi corti sono state in primo luogo la Corte di Bundesverfassung, il Tribunale Costituzionale tedesco, poi la Corte Costituzionale italiana. E oggi questo è un tema comune, e il discorso che si fa sull'Europa, c'è una domanda: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è in nuce o già un pezzo di Corte Costituzionale Europea? Punto molto importante. Allora, scusate, già io sono... Allora, tutto questo naturalmente ci porta di fronte a guardare con un po' di spirito critico alla considerazione di quei fenomeni che per una parte, badate, è tutt'altro che impropria, quei fenomeni che ho ricordato, globalizzazione, finanziarizzazione, governance economica, come forze potenti che destrutturano le società e costruiscono o tendono a costruire o vogliono, impongono di costruire la stessa dimensione dei diritti a immagine di questa, di una società destrutturata e quindi con una presenza tutta molecolare dei diritti e con una loro estrema individualizzazione. Questo è un problema. Mentre all'inizio ho detto una serie di prospettazioni aggressive e imperiose, non mi sentivo, non avevo voglia di discuterne, questo è un vero problema. E allora, questo è un punto molto significativo. Io vorrei fare un riferimento che mi sembra utile per considerare il tema diritti-doveri. Il tema dei diritti-doveri è un tema risalente nella discussione e che è stato riproposto nell'ultima fase con pretese di generalità, ma in realtà per prendere in considerazione criticamente la portata di soddisfare i diritti sociali. E questo è un discorso lungo nella storia dei diritti e del loro riconoscimento, e io faccio un riferimento storico che c'è, perché il 4 di agosto del 1789, quando in quei 20 giorni col caldo di Parigi fu scritta la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, uno dei costituenti, l'abbé Grégoire, che io nella mia ignoranza all'epoca avevo un po' liquidato in un mio vecchio scritto, quasi che fosse un razionario, l'abbé Grégoire era un grande sostenitore dei diritti, era un grande difensore degli ebrei in un momento difficile. Comunque, l'abbé Grégoire propone che accanto alla Carta dei diritti venga, alla Dichiarazione dei diritti venga votata e approvata una Dichiarazione dei doveri. La discussione si apre, il risultato del voto non è schiacciante, perché poi questa proposta viene respinta, però con 570 voti contro 433, quindi oggi diremmo era una proposta molto divisiva. Ma quello che io voglio ricordare è l'argomento, che la discussione è complessa, vabbè, lasciamo stare. L'argomento che mi sembra più significativo e che giocò un ruolo fondamentale perché il voto fosse quello fu: attenzione, noi non stiamo scrivendo soltanto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, stiamo scrivendo anche la Dichiarazione dei diritti del cittadino, e il cittadino è un soggetto che in società
in rapporto con gli altri, quindi l'idea di doveri è in qualche modo consustanziale con l'idea della cittadinanza, come concetto di relazione. Questo è un punto molto significativo di cui oggi noi non dovremmo dimenticare, anche nella discussione, come dire, più banale e quotidiana, perché voi sapete che l'articolo 2 della Costituzione si apre con il riconoscimento dei diritti inviolabili, ma si conclude sottolineando il dovere di solidarietà politica, economica e sociale, che è quindi un connotato del sistema. E gli istituti costituzionali in Italia sono costruiti intorno a questa idea di solidarietà, perché non c'è un'esclusività o un accento posto unicamente in alcune direzioni. Però attenzione, poi questi non sono soltanto i doveri di solidarietà, quelli che impongono ai singoli, perché se ne deve fare carico le istituzioni, se ne devono fare carico i soggetti privati economici e via dicendo. Basta ricordare la norma costituzionale sulla retribuzione, che lì c'è una logica di solidarietà molto forte, oltre di tutela della dignità, quando si dice che la retribuzione deve rendere possibile al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, c'è un rapporto. Quindi questo è un discorso, diritti doveri, che secondo me è uno di quei discorsi che deviano l'attenzione su un tema così complesso dai nuclei invece più duri e più difficili di questa questione. Allora, c'è una rete di relazioni più complesse che noi dobbiamo affrontare oggi per collocare correttamente il discorso sui diritti e sui soggetti che ne sono protagonisti. In questo momento non c'è dubbio, i tentativi di unificare intorno a un unico soggetto sono molto faticosi, richiedono molto lavoro, e quello che mi in qualche modo mi preoccupa di nuovo è il fatto che, insistendo soltanto su questa ricerca, o io trovo il soggetto storico oppure non voglio neanche discutere di diritti, in realtà io rischio di non cogliere i soggetti che sono già all'opera, le dinamiche che in molte situazioni unificano il lavoro di attori diversi e il carattere comune, collettivo di questo agire per la tutela e il riconoscimento dei diritti. D'altra parte, molti di questi scritti, io devo dire sinceramente, c'è anche un riferimento molto molto meccanico a quella che è, voi sapete stessa, la critica marxiana dei diritti come separazione del singolo dalla collettività. Anche una lettura un pochino più articolata di Marx non farebbe male. Comunque non è oggi, non è un parametro che ci aiuta ad andare al fondo della realtà italiana. Il problema è che questa è una discussione che poi io sento particolarmente, perché nel mio tentativo di spostare l'attenzione in modo molto forte, non nego questa volontà un po' maniacale, se volete, per quanto riguarda i diritti, il riferimento, il tentativo è stato quello di uscire dall'astrazione, non negando, per carità, l'importanza capitale della costruzione del soggetto astratto per quanto riguardava la conquista dell'eguaglianza. E quindi in quel momento far uscire dall'ottica della riflessione il dato materiale che aveva invece nella società cettuale legato al dato materiale. Tu sei nato, fai parte del primo, del secondo, del terzo stato, la società corporativa, tutto quello che si portava dietro, e in qualche modo la tua vita è segnata fin dall'inizio da questo elemento. Questo spiega per esempio l'ostilità radicale all'associazionismo che connota la legislazione post-rivoluzionaria in Francia, proprio perché quelle che oggi noi chiamiamo anche con linguaggio positivo,
le formazioni sociali, le formazioni intermedie, allora non erano tanto viste come qualcosa che si frapponeva tra l'individuo e lo Stato e doveva essere eliminato, quanto una trappola nella quale per troppo tempo le persone erano state chiuse. È un passaggio necessario per il riconoscimento dell'eguaglianza. Ma una volta riconosciuto questo passaggio, ritenendo quella che si chiama comunemente l'eguaglianza formale, un dato che non possiamo radicalmente mettere in dubbio, per carità, va salvaguardato, il problema ulteriore è quello di vedere come si recupera il rapporto con una realtà materiale, con una realtà effettiva, che è quella alla quale io cerco rapidamente di fare riferimento. E fare riferimento a una persona letta come l'entità che ci consente di far emergere i dati materiali, o quello che si può chiamare il costituzionalismo dei bisogni, è un elemento per uscire dall'astrazione senza perdere il beneficio della generalità, cioè di avere una categoria generale che ci consente di leggere la società. Sì, che quelli che hanno detto ma la questione della persona è rifugiarsi in un'altra astrazione, oppure questo è puro vitalismo, oppure è immanentismo, secondo me sbaglia l'obiettivo, o tutto sommato non sanno qual è la storia del passaggio tra il soggetto astratto e la persona così come oggi viene proposta, non da un singolo studioso, ma da una riflessione che davvero va oltre la ragione occidentale. Vorrei, poiché ho avuto modo e occasione di discutere in particolare con Roberto Esposito, voglio dire subito che non è assolutamente lì il mio obiettivo polemico, tant'è che farò un riferimento esplicito, ci sono alcune parole di Roberto Esposito nel passaggio del discorso diritto politica, mi sembra che fotografo benissimo. Allora, il punto è questo, che uscire dall'astrazione, recuperare questa realtà e consentire ai soggetti che poi incarnano questi diritti, questa materialità del vivere, di essere presenti. Attenzione, è cosa diversa dal ritenere che tutto ciò che emerge da questo mondo debba essere passivamente registrato dalla dimensione giuridica. Non è questo il punto, ma non si può, temendo appunto che poi diventa il collettore di qualsiasi desiderio, pulsione, spinta, il mondo del diritto, si deve dire a questo dato della molteplicità dei bisogni non si deve dedicare attenzione. Il problema è come questa attenzione deve essere risolta e vedere quali sono le effettive dinamiche del potere che poi tutto questo innesca, perché questo è il dato effettivo di cui noi dobbiamo tenere conto. E il costituzionalismo democratico, al di là del suo incarnarsi in singole costituzioni, ci pone questo problema, perché il riconoscere principi e diritti ci apre la questione di come la politica deve poi fare la sua parte. Questo è un punto che non è eludibile. Allora, potrei liberarmi in maniera un po' sbrigativa di questo tema dicendo una cosa che peraltro mi vede la difficoltà, non voglio usare espressioni più polemiche, della politica negli ultimi anni, non soltanto nel nostro paese, per carità, ha fatto sì che la dimensione dei diritti assumesse la rilevanza che conosciamo. Ripeto, questo è vero, ma guardiamo un po' oltre, dove invece l'intreccio tra politica e diritti è stato così forte da determinare cambiamenti fondamentali. Io ho fatto riferimento a Brasile, India, Sudafrica, lì non ci sono soltanto le corti
Non è la Corte Costituzionale italiana che di fronte ad anni di silenzio della politica interviene e dice questa legge elettorale bisogna che venga fatta in un'altra maniera. No, perché lì quella sentenza della Corte Costituzionale è effettivamente il segnale di un'assenza della politica rispetto alla quale il controllo di legalità costituzionale diventa l'unica strada per collidere. In altri paesi, ne ho citato alcuni, ma l'elenco potrebbe essere molto lungo, invece proprio dalla consapevolezza della politica che assume la dimensione dei diritti come propria, che poi è possibile che le Corti Supreme intervengano. Quindi dietro la sentenza della Corte Indiana c'è la battaglia per cambiare le norme sui brevetti per quanto riguarda l'India, che voleva diventare la farmacia del mondo, allora si diceva del terzo mondo. Dietro la decisione della Corte Suprema del Sudafrica, che dice no, i retrovirali per l'AIDS e i farmaci per la malaria non li possiamo sottoporre alla logica del brevetto. Ci sono 30 milioni di persone che nell'Africa subsahariana muoiono per questo tipo di malattie. Dietro la strategia a tutela del diritto fondamentale del cibo in Brasile c'è la vittoria di Lula alle elezioni presidenziali. Un anno dopo comincia questa grande centralità del diritto al cibo. Quindi è esattamente il contrario di quello che si racconta. E allora, ecco perché, qual è l'impostazione corretta del rapporto tra diritti al plurale e politica? Qui la citazione che mi sembra molto efficace di Roberto Esposito. Il politico non è un ambito come gli altri, che il diritto possa limitarsi a garantire dall'esterno, ma il grado di intensità che li percorre tutti, compreso quello del diritto. Questo mi sembra molto poi, questa è una forma di decostituzionalizzazione. Cioè in questa fase noi ci troviamo di fronte a forme di decostituzionalizzazione che in realtà servono, se posso usare questo gioco di parole, a una ricostituzionalizzazione funzionale unicamente alle politiche di austerità, o sintetizzate in modo orrendo, ma la questione un po' è questa. Allora, è troppo facile dire che se ne esce con una nuova alleanza con diritti tra diritto e politica, anzi tra diritti e politica, come era avvenuto nelle due fasi, tentata quella subito dopo la prima guerra mondiale, in qualche modo realizzata in quelli che sono stati chiamati i 30 gloriosi, gli anni dello Stato sociale fiorente, le grandi alleanze oggi non si possono riproporre in questo modo schematico. E allora, come si ricostruisce un programma costituzionale? Io non parlo qui perché richiederebbe troppo tempo, sulla questione del costo dei diritti, che è una questione enfatizzata, che mette in discussione una serie di temi, dalla indivisibilità dei diritti e dal fatto poi che in realtà col costo dei diritti si elude un tema capitale, e cioè il bilanciamento diseguale, dicono i giuristi. Che cosa vuol dire? Quando io mi trovo di fronte a principi o a diritti che creano conflitti tra principi e tra diritti, come ne esco? Li metto tutti assolutamente sullo stesso piano, con una sorta di indifferenza costituzionale, o c'è, non implicito, ma esplicito, il problema di un bilanciamento diseguale che quindi privilegia alcuni riferimenti? Quando si dice correntemente ormai nella discussione giurisprudenziale che l'interpretazione deve essere costituzionalmente orientata, che cosa si vuol dire? Che io devo ritrovare nel sistema costituzionale quelli che sono i riferimenti che mi consentono la legittimità dell'interpretazione, e non mi posso arrestare io come magistrato, come giudice, nel non liquido. Io mi trovo di fronte, è stato fatto qualche volta, attenzione,
da più di un magistrato che ha cercato di sottrarsi alla sua responsabilità, dicendo ci sono questi due principi. Il non liquet non lo può pronunciare il magistrato. Qui c'è un obbligo singolare che incombe alla magistratura e che invece la politica non ritiene di dover introiettare. E allora, io parto da una considerazione. Davvero, se ci sono solo dei diritti non effettivi, diritti di carta, questi diritti non devono essere presi in considerazione? O nel momento in cui io devo ricostruire nella sua complessità un sistema, devo partire anche da ciò che ci appare semplice proclamazione, ma che fa parte di un programma costituzionale? Mi devo porre un altro problema, se mai. Qual è in quel momento il grado di legittimazione all'interno di un'organizzazione sociale, nazionale o sovranazionale, del testo a cui io faccio riferimento? Ma questo è un altro problema. Però nel momento in cui io mi trovo di fronte alla necessità di ricostruire nella sua complessità il sistema, non posso fare delle operazioni di amputazione che sono legate unicamente a un discorso di legittima, per carità, convenienza politica, che però può sfociare nella richiesta di una zona franca all'interno della quale la politica costituzionale non entra. Allora, quando si debbono ripartire le risorse scarse, il legislatore può esercitare piena discrezionalità, domanda, o per esempio, io faccio due esempi molto terra terra, così ci intendiamo anche qui. Nel momento in cui io mi trovo legislatore di fronte al tema della scuola, in tutte le sue articolazioni, e di la Costituzione, sapete che dice che lo Stato deve istituire scuole di ogni ordine e grado. E io devo vedere, in momento di risorse scarse, se come le ripartisco, io devo privilegiare, ecco, il bilanciamento asimmetrico, la destinazione delle risorse disponibili alla scuola pubblica, per esempio, senza entrare al discorso sulla legittimità costituzionale del denaro alle scuole private, io darò alle scuole private, dopo che ho soddisfatto l'esigenza primaria di garantire in quel momento. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, ci sono stati. Io mi trovo di fronte alla necessità di reperire delle risorse per la cassa integrazione in deroga, compro gli F-35. Io mi trovo di fronte alla necessità di affrontare tutta una serie di questioni, devo destinare le risorse alla rendita fondiaria, cioè all'esenzione dall'IMU generalizzata. Questi sono tutta una serie di problemi che vanno riproposti in questo momento, enfatizzando l'attenzione su principi e diritti, quindi allargando l'orizzonte e affrontando da questo punto di vista il discorso dell'orizzonte dei diritti e dei limiti della discrezionalità politica. Questo è un tema che, secondo me, per carità, meriterebbe altri approfondimenti. Lo voglio però sollevare. Non sono il primo ovviamente a porre questa questione, perché il tema degli obiettivi a rilevanza sociale, o quelli che nella discussione tedesca, ma da molto tempo, fino al 1946, forse il 49, Ibsen definì le finalità di ordine, le finalità che deve perseguire lo Stato. E allora era un rapporto diretto tra gli obblighi dello Stato e lo Stato sociale. Dobbiamo ritenere, allora era ritenuto un vincolo per il legislatore, attenzione, che ha moltissime tracce nella legislazione e nella giurisprudenza tedesca, fino a una sentenza molto recente per cui una legge federale è stata ritenuta incostituzionale perché la tutela offerta ai diritti sociali era ritenuta inadeguata. Lì la scelta del legislatore è stata ritenuta incompatibile
con quello che loro chiamano l'economia sociale di mercato, attenzione. Quindi c'è un punto che non è più eludibile, ma l'ineludibilità nasce dai fatti, proprio perché tutta una serie di discussioni sono state fatte in tempi in cui la penuria delle risorse non era così drammatica e quindi i margini di manovra del legislatore erano tali da non determinare sacrifici di talune categorie di diritti o di principi fondamentali, così come sta accadendo. Perché c'è una famosa sentenza, faccio poi tre battute e ho finito sul serio, c'è una famosa sentenza della Corte Costituzionale 1988-1146 che sottrae allo stesso revisione costituzionale i principi fondativi della Repubblica, anzi si dice che non possono essere modificati neppure con l'unanimità dei consociati. Naturalmente che cosa vuol dire? Se io modifico quel principio c'è un cambiamento di regime, non è che non sia fattualmente e storicamente possibile, ma quello non è solo un limite alla revisione costituzionale, è un criterio che obbliga a ricostruire nella sua integrità il sistema costituzionale, e questo è un problema che ci poniamo a livello nazionale, ma ci dobbiamo porre a livello sovranazionale, e data la proiezione che noi conosciamo in questo momento nel mondo globale di quello che accade nelle diverse aree del mondo, ce lo possiamo porre anche lì, e ce lo dobbiamo porre per esempio una connessione forte, fino a questo momento elusa, tra politica e diritti, e guarda l'Europa, questo è un punto, ma noi ce lo troviamo di fronte, ce lo troviamo, dovrebbe essere un tema capitale della discussione nel prossimo periodo. Ne era consapevole nel 99 l'Unione Europea, perché la Carta dei diritti non nasce di nuovo dal vuoto, perché si dice serve una Carta dei diritti, lo dice il Consiglio Europeo a Bologna nel giugno del 49, perché la dichiarazione dei diritti è una condizione della legittimità dell'Unione Europea, il che vuol dire che se questo non viene riconosciuto si apre una crisi di legittimità, che è esattamente quella che si è aperta. E in questo momento non banalizziamolo, per carità, non abbandoniamoci alle lamentazioni degli antieuropeisti, populisti, ci sono. Perché? Ma ci sono anche perché la crisi di legittimità dell'Unione Europea è molto forte, non dovuta soltanto, per carità, al discorso dei diritti, ma quello è una delle componenti. E se in questo momento noi vogliamo riaprire il discorso del popolo europeo come soggetto da costruire, questo è il nesso tra diritto e politica, dove le due cose non si espropriano reciprocamente. La politica dice i diritti mi tolgono terreno e quindi aprono alla depolitizzazione, e i sostenitori dei diritti diventano anche loro autoreferenziali. Detto questo, c'è un altro aspetto, ed è la battuta finale, quella, le modalità in cui tutto questo si è venuto organizzando, quello che usiamo la parola foucaultiana molto abusata, quella di governamentalità, questa nuova governamentalità certamente è un tipo di razionalità che sta strutturando antropologicamente il mondo in cui viviamo. Ci sono parole che noi conosciamo, l'uomo indebitato, l'uomo consumato. Allora io chiudo con quella che può essere una semplificazione, ma nello stesso tempo ci sono all'opera nella riflessione culturale dei tentativi politici indicazioni che ci potrebbero consentire di andare nell'altra direzione, e dove non c'è la divaricazione tra diritti e politica nella costruzione delle antropologie, l'uomo degno, il ritorno dell'uomo solidale invocato da tante parti, ma anche il ritorno della solidarietà. Una delle accuse, neanche tanto in secondo ordine, che sono rivolte politicamente alla Germania, è di avere rotto la logica di solidarietà che dovrebbe essere uno degli elementi strutturanti per l'Unione Europea. Quindi i nessi tra diritto e politica, questa è la mia conclusione, se noi abbiamo un po' più di pazienza
nell'esaminare la realtà e non cerchiamo di liberarci con una mossa infastidita del peso dei diritti. I diritti sono sempre stati qualcosa che sono stati anche sofferti dalla politica, perché sono nati nella temperie all'interno della quale c'è una dimensione utopica che scavalca la politica anche del breve periodo. C'è una dimensione un po' utopica, non c'è nessun dubbio, o programmatica, o una forza che viene immessa negli ordinamenti e che non è detto che cominci a produrre i suoi effetti immediatamente. C'è questo dato, e dall'altra una politica che, scoprendosi progressivamente debole, ma non perché l'hanno insidiata i diritti, perché l'espropria l'economia, cerca di ricostruire una propria legittimità piena attraverso la preferenzialità. Secondo me questo modello non funziona.